Nuovo appuntamento con le interviste di chiesamarche.org. Nelle scorse settimane abbiamo affrontato il tema delle missioni, ascoltando le esperienze dei religiosi che operano in questo campo. Quest'oggi invece abbiamo il piacere di dare voce anche ad un'associazione di laici che da molti anni è impegnata nella cooperazione internazionale. Per gli amici di Piabetà, Ollus, che ha sede ad Ancona, diamo il benvenuto a Lucia Angelini. Buonasera. Lucia, chi sono gli amici di Piabetà? Da dove deriva questo nome e come funziona la vostra associazione? Allora, gli Amici di Piabetà sono un'associazione di volontariato ONLUS nata circa 7-8 anni fa. Piabetà è la cittadina che si trova a 40 km da Rio de Janeiro e abbiamo sede qui ad Ancona. L'associazione si occupa di diversi progetti, sia diciamo nel nostro territorio che in altri luoghi, in particolare in questa città che è proprio Piabetà, che si trova in Brasile. Esatto, sì. Allora, il progetto principale, quello che si ripete annualmente, è il progetto delle partenze solidali, dove noi offriamo a chi lo desidera un'esperienza di conoscenza, di approccio del territorio di Piabetà, della comunità brasiliana, appunto a Piabetà di un mese circa. Poi attualmente abbiamo attivi un progetto sociale che aiuta circa una sessantina di ragazzini inseriti nelle famiglie carenti, con delle quote di adozione a distanza, chiamiamoli sostegno a distanza, e questi ragazzini vengono seguiti in queste famiglie carenti con un'equipe di uno psicologo, un assistente sociale. Poi abbiamo un progetto sanitario con il quale abbiamo realizzato un progetto di prevenzione odontoiatrico e un progetto di prevenzione per le problematiche della popolazione femminile, quindi tutte le patologie ginecologiche, per quanto riguarda le malattie sessualmente trasmissibili. Invece attualmente qui nella zona portiamo avanti i progetti di divulgazione, di sensibilizzazione, di visibilità dell'associazione stessa. L'ultimo è stato di uno spettacolo di clown che è stato proposto anche alle scuole materne, alle scuole elementari. Chi sono i volontari della vostra associazione? Sono giovani inoccupati oppure professionisti affermati o magari pensionati? E qual è il tempo che ognuno di loro dedica? Sì, il target è molto vario. Il più piccolo partente è stato di 18 anni, il più grande non mi ricordo, credo fosse oltre i 60. E attualmente l'associazione è composta da circa 250 soci, poi ognuno di noi ovviamente viaggia per il Brasile, c'è chi viaggia anche tutti gli anni per mantenere il monitoraggio di questi progetti e fondamentalmente questo legame di amicizia attivo. Il vostro obiettivo è quello della cooperazione, che non è semplice solidarietà. No, esatto. Dunque siamo partiti 10 anni fa, ovviamente con anche noi questo termine, no, di solidarietà e forse un pochino meno di missione, dove per missione magari si intende molto di più il lavoro di evangelizzazione. Poi nel corso del tempo l'associazione ha voluto proprio ampliare questo termine di solidarietà nella dimensione della cooperazione internazionale. Questo perché avevamo capito, insomma, compreso che la solidarietà era un atto forse fine a se stesso, dove si prevedeva un soggetto che donava e un soggetto che riceveva, quindi forse più passiva come azione e fine a se stessa nel senso che nel momento in cui il soggetto donante decideva di non donare più, il soggetto ricevente non riceveva più. E abbiamo preferito ampliare questo termine proprio con la cooperazione internazionale, dove c'è uno scambio equo di risorse, non solamente di risorse materiali, ma anche di risorse umane. Tu in prima persona hai fatto molti viaggi in Brasile, c'è un ricordo o un'emozione che ti è rimasta nel cuore e che vuoi raccontarci? Partendo le prime volte, ho capito, purtroppo venendo da una cultura e da un sociale che mi aveva abituato a questo, ho capito che l'uomo, le persone sradicate da quello che potrebbe essere il proprio ruolo sociale e da quello che potrebbe essere la ricchezza materiale che posseggono, hanno un loro valore umano, privo di tutto quello che è lo status sociale e quello che rappresentano quindi e quello che posseggono, cosa che purtroppo, soprattutto nei nostri ambienti di lavoro, nel nostro quotidiano, qui nella nostra cultura condiziona molto il rapporto con le altre persone. Grazie Lucia e grazie agli amici di Piabetà. Grazie a voi. Silvio Vitelli per chiesamarche.org.